Edificato nel 1492 per volontà di Re Ferdinando I d'Aragona, il castello di Pizzo presenta due torrioni cilindrici angolari, dei quali la Torre Grande, detta Torre Mastra, risalente al 1380, è di origine angioina. Costruito come fortezza a difesa costiera contro le incursioni saracene, il castello fu utilizzato anche come prigione di uomini illustri, come il filosofo Tommaso Campanella nel 1599, Giuseppe Balsamo, conte di Gagliostro, 1768, Francesco Moscato, detto il Bizzarro, famoso capo del brigantaggio antifrancese, 1808, Pasquale Galluppi, famoso filosofo di Tropea, Ricciotti Garibaldi, figlio di Anita e dell'eroe dei due mondi, 1870, ma l'ospite più illustre fu senza ombra di dubbio Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleone Bonaparte. Alcune strutture dei piani superiori, le merlature dei parapetti e le casermette poste a ridosso delle torri, sono andate distrutte, mentre il resto della costruzione conserva l'aspetto originario. Un tempo il castello era dotato di ponte levatoio e di camminamenti sotterranei che portavano fuori città. Monumento nazionale dal 1892 e museo provinciale murattiano dal 2003, il castello Murat è aperto tutto l'anno ed è continuamente visitato da migliaia di turisti che possono ammirare nelle sue sale documenti storici, tra cui una biblioteca tematica murattiana e napoleonica, stampe e piante sulle origini aragonesi del castello, copie e riproduzioni di cimeli murattiani, una collezione originale di monete che va dal 578 al 1860. Suggestiva è la ricostruzione scenografica con manichini a grandezza naturale e in costumi d'epoca degli ultimi momenti di vita di Murat, dalla prigionia al processo fino alla fucilazione. Il castello di Pizzo viene proiettato sulla scena politica europea per la fucilazione, dopo un processo sommario, di Re Gioacchino Murat, il 13 ottobre 1815. Sbarcato nella marina di Pizzo l'8 ottobre, Murat viene sopraffatto e rinchiuso nelle carceri del castello. Dalla piccola cella all'interno della Torre Mastra scrive una toccante lettera alla moglie e ai figli. La missiva fu consegnata a Carolina Bonaparte successivamente alla fucilazione del marito dal grande scrittore Alessandro Dumas, venuto a Pizzo per visitare i luoghi dove era stato fucilato il cognato di Napoleone e rendere omaggio a un grande sovrano che, come scrisse in un epigrafe il conte di Mosburg, fu un uomo che seppe vincere, seppe regnare, seppe morire. Condannato a morte e ricevuti conforti religiosi impartiti dal canonico Antonio Tommaso Masdea, Murat chiede alla generale Nunziante di poter comandare il plotone d'esecuzione. Tornato re, Murat ordina ai soldati di mirare al petto e salvare il viso, ma per uno scherzo del destino un proiettile gli spappola la guancia. I resti mortali di Gioacchino Murat si trovano in una fossa lungo la navata centrale del Duomo di San Giorgio in Pizzo. I sotterranei del castello sono stati agibili fino a quando, qualche secolo fa, lo sviluppo demografico e l'espansione urbanistica della città li ha cancellati definitivamente. Non si è mai potuto conoscere l'esatto itinerario e il loro utilizzo è rimasto sempre un mistero che ha alimentato la fantasia popolare, per cui alcuni li vogliono lunghi addirittura decine di chilometri e comunicanti con i castelli di Roccangitola e di Vibo Valentia. Di certo si sa che una diramazione di questi camminamenti portava al mare, mentre un'altra conduceva in Piazza della Repubblica, nei pressi di Via delle Grazie. Dal 2004, nel mese di ottobre, si ripropone la rievocazione storica dello sbarco, cattura e fucilazione di Gioacchino Murat e il corteo storico della visita del re alla città di Pizzo nel maggio del 1810.